cari amici, oggi dobbiamo affrontare una questioncina che a voi sicuramente interesserà. Parlo delle persone che conoscono la faccenda e sono rimasti fino ad oggi piuttosto perplessi sulle condanne che sono state emesse in relazione a queste cose. Sto parlando di due stragi molto vicine nel tempo, quella sull'aereo dell'Italia dell'Italia e la strage alla stazione di Bologna. Ma prima di farvi vedere questo, vi faccio vedere due cose. Qui ci sono delle valutazioni fatte da collezionisti piuttosto instabili, relative, sì, vabbè, ma non, che cosa è pure di cadere, relative al valore numismatico, ovviamente, di due tipologie di monete. Una sono le banconote imperiali 1935-1944 del Regno d'Italia. Quelle con l'aquila. Eccole qua, le facciamo vedere di nuovo. E le altre sono le amlire. E queste cose non è a caso messe tutte e due assieme, perché queste cose ci fanno vedere in maniera molto chiara qual è il passaggio, chiaro, dalla lira alla amlira. Faccio vedere, che è l'acronimo di American Military Lira. Banconote imperiali, eccole qua, e amlire, quelle sotto. Con una svalutazione intrinseca del 1000%. Del 1000%. Anche di più. E grazie alle guerre e alla conquista dei liberatori. Anche 10.000%. Esatto. Ma voi vedete, cari amici, come saprete, i liberatori non lavorano mai gratis. Sempre. Ah, gratis, ma non solo loro, ma il clero allora. I liberatori di qualunque salvatore, di qualunque genere, lavorano a pagamento. E soprattutto se sono americani. Ma l'altra cosa interessante che dobbiamo dire... No, diciamo giudio americani, è sì, meglio. Che dobbiamo dire... Ah, è quello che sta... Devo dirti una cosa che non sai. Ci hanno tolto da Alba Mediterranea quel video che abbiamo fatto con Giampaolo Bucciarelli al mausoleo di Simon Bolivar. Ma va. Il giorno del Natale di Roma. Del Natale di Roma, sì. Avevamo fatto 5 anni Simon fa Bolivar. Quel video. Simon Bolivar. E lo ricorderemo al prossimo 21 aprile. No, lo rifacciamo. Lo rifacciamo e quindi non c'è problema. Solo che non li mettiamo. No, lo mettiamo su VK. È talmente chiaro. Noi su quest'altra questione importante che è avvenuta in questi giorni, ovvero sia dei soldi cosiddetti erogati, ma non sono ma quando mai? Appunto, abbiamo parlato anche ieri e oggi ripetiamo. No, fra l'altro quelli sono doppiamente soldi nostri, sì, perché già non solo dovrebbero essere nostri, ma di più li abbiamo già pagati alla Comunità Europea, certo, col Fondo Salva Stati. È naturale. Quindi sono soldi che ritornano. Ne abbiamo dati solo l'anno scorso 125 miliardi. Ma solo l'anno scorso. Ma gravati di interessi. E allora da questo punto di vista. No, da noi no, no, noi dobbiamo fornirli gratuitamente. Sì. No, in base. E loro, a loro. Allora, loro ce li ridanno a noi a tasso di interesse. E questo è un atteggiamento tipico dei. Noi non lo diciamo, sennò dopo ci chiudono anche questo costo. No, canale. Dei preti, lo dobbiamo dire. Certo. E questa si chiama rapina mascherata da elemosina. Ora questa cosa qui io la vorrei ripetere in continuazione, questa è la tecnica dei preti, sono loro che vendono il posto in paradiso per i coglioni no, perché ti dicono, ti macellano il cervello dicendoti che tu sei peccatore per Dio, sì, io, hai peccato, c'hai il peccato originale, sì, tu non sai un cazzo, nasci a questo mondo e sei già tarato, ma come cazzo gli può venire in mente a una persona sana una cosa del genere? No, appunto, e per togliere questo peccato vogliono i soldini, signori, capito? Questa è la tecnica pretesca. E allora io aggiungo un'altra cosa.
Dai, dici. Questi soldi che ci vengono dati a strozzo, in realtà chi li ha forniti all'Unione Europea secondo il sistema del giro degli usurai? Lo Stato della Città del Vaticano, perché uno dei più grandi usurai è lo Stato della Città del Vaticano. Il più grande. Che passa i soldi a un ente cosiddetto astratto, il quale li passa alla Banca Centrale Europea. Lo sanno fare molto bene, e loro attraverso la gestione dei vescovari, delle opere pie, delle varie entità cattoliche, sono milioni in giro per il mondo, frazionano questa emissione, questa ricchezza, per cui risulta che il povero Papa non c'ha un cazzo di niente, ma direttamente, quando invece indirettamente c'ha il più grande valore mondiale, sia per titoli, sia per riserve auree, sia per immobili, sia per aziende, per controlli di aziende. Noi lo diciamo pro bono pacis, sì. La prima cosa che faremmo, qualora avessimo il potere assoluto, requisiti tutti i beni, quello l'hanno fatto giustamente i montagnardi. Esattamente. Che disgraziatamente l'hanno pure pagata, perché alla fine li hanno ghigliottinati, e dietro perché erano distanti dal popolo, lì il problema. Il popolo non capiva. Intanto il popolo non capirà mai un cazzo. Vabbè, allora ricordiamoci. Detto, anche io ieri sera un'amica che mi diceva, ma tu che cosa pensi? Ah no, nostro amico cattolico, che mi diceva, voi due siete votati al sacrificio, giustamente l'ha capito. Ti posso grattare? E ho detto, guarda che così, sicuramente, cioè, ci romperanno le palle in tutti i modi, su questo non c'è ombra di dubbio. Però il problema è che nonostante la nostra volontà di far trasparire, far arrivare il messaggio e le informazioni alla popolazione, al popolo grasso o crasso, se preferisci. Sì, crasso è meglio. È più romano, più antico romano. Sì, crasso. Solo che Crasso è morto eroicamente, era un grande combattendo Crasso. Contro i parti. A me piacerebbe che il Papa, l'attuale Papa, contro gli iraniani, andasse di persona contro gli iraniani, invece di comprarseli, come fanno di abitudine questi signori. Ricordatevi comunque, amici, rapina mascherata da elemosina. Va bene? E poi veniamo al dunque. Sull'ultimo numero di Panorama vi faccio vedere la testata, eccolo qua. C'è un articolo per me estremamente importante, di cui leggerò un paio di tranci. Sì, no, almeno fino a qui bisogna che ci arrivi. Due esatto. Perché questo articolo finalmente comincia a scoperchiare i sepolcri. Anche però se indica una pista ben precisa, che non è quella, perché non è la pista quella che io a suo tempo avevo immaginato e che circolava in certi ambienti che conoscevano benissimo in retroscena o ipotizzavano sui retroscena, a cominciare dalla rivista OP. Certo. E non a caso il proprietario ha di fatto OP una brutta fine, molto brevemente ha terminato di rompere le palle al potere. Gli hanno fatto smettere di d'amblè di svolgere questa vita terrestre che e l'hanno mandato direttamente in paradiso con le benedizioni, certo. Perché hanno accusato indirettamente Andreotti, e noi sappiamo che qualsiasi cosa facesse Andreotti era le sue mani avevano l'unto divino, diciamo così. Allora leggiamo questo. Avevano il placet del rappresentante in terra. Esattamente. Patrigno. Esatto, chiamiamolo Patrigno. Allora, paterno. Un placet paterno. Solo 36 giorni dividono gli attentati più sanguinosi della nostra storia. State ben attenti a quello che vi leggo. Perché, come capita spesso, quando si vuole incominciare a parlare di qualcosa, si danno anche delle piste sbagliate, certo. Che non sono quelle autentiche. Ma basta leggere quello che c'è scritto qui per capire obiettivamente chi è che ha avuto la forza, la capacità e le armi adeguate per fare questo. L'abbiamo detto qualche giorno fa. Esatto. Non è che uno si inventa le bombe al napalm se non c'è un tecnico che le prepara, le realizza, le dispone con un innesco elettronico,
che non sgarri, che non perda il tempo e quindi avvenga l'esplosione, l'attentato in un'ora in cui non fa danno e così via. E questo vale tanto per l'Itavia, per l'aereo dell'Itavia, è sui cieli di Ustica, ma vale anche per l'attentato, che è stato l'attentato di una sola bomba, che ha distrutto completamente la stazione di Bologna. E questa è la stazione di Bologna. E questo è il materiale recuperato per quanto riguarda Ustica. Aspetta, no? Ah sì. Ok. Il dubbio è che abbiano la stessa matrice, non è il dubbio, è la certezza. Come potrebbero rivelare una serie di cablogrammi che 40 anni dopo restano coperti dal segreto di Stato. 40 anni dopo, negli Stati Uniti li avrebbero già resi pubblici, tanto per dire. Dei segretari. Allora, l'articolo è del notissimo giornalista Maurizio Tortorella. Soltanto 36 giorni separano gli 81 morti del 19 di Ustica, scomparso nel Tirreno il 27 giugno 1980, e le 85, vedete la strana coincidenza del numero delle vittime, e le 85 vittime della stazione di Bologna, spazzate via da una carica di esplosivo il 2 agosto, io me lo ricordo perfettamente. Anche l'inquietante vicinanza tra le due stragi di 40 anni fa, le peggiori nella storia della Repubblica, dà forza a un dubbio. Il dubbio è avvolto in carte ormai ingiallite, e te credo, anzi, strano che non si siano in carta pecorite, che un maledetto segreto continua a rendere inaccessibili. Il dubbio però cresce, e se le due stragi avessero la stessa matrice, quella del terrorismo palestinese, punti interrogativi, io dico no, perché per me questa è una traccia palesemente sballata, fatta però per provocare. Che motivo avevano i palestinesi quando noi siamo stati i loro maggiori fautori della loro causa? E qui c'è scritto, tutta la vita della vera opposizione di Arafat, sì, e dell'OLP fino a quando ha funzionato davvero. E qui c'è scritto, è molto importante. E quindi, non l'ho letto io l'articolo, ma è evidente. Perché dietro c'è anche la morte di Aldo Moro, adesso lo vediamo. Ora, queste notizie giravano, all'epoca, vi posso garantire che giravano. O almeno certe notizie erano a conoscenza di certe persone che io all'epoca conoscevo, mi capitava di frequentare molti per ragioni lavorative oltretutto, e essendo medici, lo diciamo subito, e che dicevano esattamente queste cose, ma le dicevano dando un'altra versione. Fin qui la giustizia non ha individuato un colpevole per Ustica, mentre la Cassazione nel 1995 ha stabilito con una condanna controversa che quella di Bologna sia stata strage fascista, cosa mai insostenibile. Cioè, totalmente insostenibile, e per sostenerla hanno attribuito questa strage a due personaggi che erano sì terroristi, ma erano stati già condannati all'ergastolo per aver fatto fuori in un duello rusticano alcuni carabinieri. E quindi costoro si sono presi con piacere questa condanna, perché questa condanna li avrebbe incensati, messi in condizione di uscire dal carcere facilmente, sì, laddove per la morte dei due carabinieri in quella sparatoria rusticana, forse sarebbero stati ancora in carcere, diciamolo bene queste cose. Come si chiamano questi due tizi? Uno era Giusva Fioravanti. E l'altro? L'altro era una donna. Sì, sì, l'amante. Sì. Nanni. No. La Nanni, sì, lei si chiamava Nanni. No, assolutamente no. Vabbè, lascia pure, non serviamo. Lasciamo stare, tanto non ci arriviamo. Eppure la responsabilità delle due stragi dell'estate 1980
potrebbe nascondersi altrove in una verità inconfessabile, e cioè che il 19 e la stazione siano state la doppia crudele ritorsione del terrorismo palestinese per la violazione di un accordo segreto da parte dello Stato italiano. Questo è veramente molto interessante. L'accordo segreto c'è stato, qui c'è la rivelazione ufficiale su una rivista prestigiosa ma aperta a tutto il pubblico, e che giustifica come non è possibile che siano stati loro palestinesi. Appunto. Da quell'accordo, di quell'accordo si parla da anni con crescente consapevolezza. E il Lodo Moro, il cinico patto di non belligeranza, stretto nel 1973-74 tra l'Italia, il cui ministro degli esteri Aldo Moro, e la galassia del terrorismo palestinese che ingloba il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina di George Abbas. Infatti, quell'accordo è stato fatto in seguito alla strage di Fiumicino. Quella sì, palestinese. Sì, quella sì. Ti ricordi? Esatto, me lo ricordo benissimo. Sono stati una mattina. C'è scritto, c'è scritto. Ah, vedi, ecco. Quello era il motivo per cui hanno dovuto redigere questo accordo. Esattamente. Poi c'è anche su questo argomento, ne parleremo qui, un notissimo libro che mi dispiace di non riuscire a trovare tra i miei tanti libri, scritto da un ex agente dei servizi segreti del Mossad, che narra in maniera molto chiara una cosa che verrà letta qui per i nostri amici e che riguarda proprio la strage a Fiumicino, non proprio quella strage, ma un altro tentativo di strage. Tra l'altro qui ci stanno proprio i missili terra-aria che furono confiscati a Fiumicino. Che furono confiscati a un gruppo di... Sì, ma era vicino a Fiumicino. Esattamente. Era vicino a una pista, all'esterno di una pista... Non sono di... quelli... Quelli che furono... quelli che furono confiscati a un noto estremista di sinistra, che mi pare si chiamasse Curcio, e che fu fermato dai carabinieri... Renato Curcio? Ma non so, che era uno che aveva sede alla cosa, qui a Roma, alla sede degli estremisti di sinistra vicino a San Lorenzo. Ah sì, ho capito. Via degli Equi. Sì, esatto. Vedi caso, fu fermato, era in macchina, dai carabinieri, dove dentro c'aveva proprio questi qui, questi, chiaro? Quindi, della Palestina di George Abbas, l'OLP di Yasser Arafat e altre organizzazioni foraggiate e armate dalla Libia di Muammar Gheddafi e dai regimi comunisti dell'Europa orientale. E grazie al Lodo Moro, per la cui estensione il buon Moro fu assassinato, se i terroristi... Tra tutte hanno accumulato un po' di cose che non gli andavano bene, gli amici americani, e l'hanno fatto poi. E grazie a Lodo Moro, se i terroristi palestinesi che da anni 60 hanno insanguinato l'Europa si impegnano a non fare più attentati in Italia in cambio della libertà di movimento sul nostro territorio e della garanzia di impunità pur se trovati in possesso di armi. Sì. Ma è proprio questa impunità di movimento che ha determinato a coloro che hanno fatto la strage alla stazione di Bologna a fare la strage, ma proprio per combattere la libertà di movimento, perché c'era questo movimento che dava fastidio, era inattaccabile in Italia da parte delle polizie segrete degli altri stati, tipo Mossad, Mistei, eccetera. Chiaro, no?
Perché? Perché la stazione di Bologna era la stazione di massima intensità di smistamento di chi viaggiava dall'estremo sud d'Italia per recarsi in Germania, dove andava a fare gli attentati nei locali frequentati dagli americani, diciamola meglio. Per l'Italia, membro della NATO, il patto è peggio che confessabile. Peggio che inconfessabile. È un grave tradimento militare. Sì, perché è per questo, certo, combutta col nemico. È certo. È per questo se ancora oggi Lodo Moro ha più coperture del segreto di Fatima. Bello questo. Eppure è un dato di fatto, la trattativa tra Italia e terrorismo palestinese inizia a muoversi il 5 settembre 1973, il giorno in cui la polizia irrompe in una casa di Ostia occupata da 5 arabi e sequestra 2 missili terra-aria Strela di fabbricazione sovietica. Ecco l'irruzione di cui parla. Era lì a Ostia. Questo non è Ostia, è in Fiumicino. Di cui... Qua dice Ostia, era a Fiumicino. Sì, vicino loro. No. A Fiumicino loro... paese, non l'aeroporto. A Fiumicino paese, che è diverso da Ostia. È confinante, ma non è confinante, Ostia. Ma all'epoca non esisteva ancora il comune di Fiumicino. Sì, ricordiamoci. Però era in zona di esattamente, Fiumicino. Esattamente. Non era il comune, ma c'era di la zona. Di cui parla il noto ex esponente del Mossad, il quale scrisse un libro molto bello, Il nome della menzogna, un nome così, tradotto anche in italiano, in cui parla dettagliatamente proprio di questa operazione, assieme ai nostri servizi segreti, certo, in ogni caso. Certo. Questi due missili terra-aria, che sono questi, avrebbero dovuto servire per essere sparati contro un aereo in linea di Israele, certo, e quindi per bloccare questa ulteriore strage fu bloccato, tanto i servizi segreti sanno tutto, cari amici, quindi se le cose non compaiono è semplicemente perché è arrivato l'ordine di non dirle. No? Perché qui poi c'è il famoso colonnello. Ma tu ci andavi a Giannone. Ci andavi a Forte Braschi di ogni tanto? Ma io ci andavo per lavoro. Eppure io. Quindi dico, abbiamo conosciuti. Sappiamo che non erano gli ultimi arrivati. No, assolutamente. Non erano i pervenuti, ecco. Poi a un certo punto non mi fecero entrare più. Vabbè. No, poi io andavo. No, prima non c'era bisogno di passi, entravi direttamente. Me lo ricordo. Poi però hanno messo la garita, hanno messo tutto il passi, dovevi avere l'appuntamento. E facevano pure bene. Certo. Io ci andavo per incontrare dei medici e propagandare i prodotti della mia ditta. Quattro giorni dopo l'inizio del processo, il 17 dicembre 1973, un comando del FPLP, Fronte Palestinese per la Liberazione della Palestina, attacca per rappresaglia l'aeroporto di Fiumicino, dove massacra 32 persone e dirotta un Boeing Lufthansa. Vi ricordo anche la storia di quel dirottamento. Furono messe in gioco anche le teste di cuoio tedesche. Erano andati al Vienna, mi pare? Dove erano andati? No, mi pare che fossero andati in un aeroporto di un dittatore africano. Che poi ci sono andati gli israeliani. E poi ci sono andati gli israeliani, hanno fatto quel colpo di mano. Sì. C'è un film molto bello, sì, sì, che hanno fatto anche ultimamente varie volte, sì, in cui c'è quell'attore negro che impersona appunto il dittatore e c'è un giornalista, un public relation man che gli fa da front man, sì, e dell'amicizia, racconta dell'amicizia, il mio dittatore, una, sì, cosa del genere, sì, il titolo del film. Il dittatore era notissimo, perché era il presidente, era un alto 2 metri, dell'ex Congo, alto 2 metri, era il Congo, era stato diviso in due parti, sì, esatto, il Congo completamente in mano ai belgi, alle potenze economico-finanziarie belghe, che comandano molto di più dei reali di Belgio, sì, e l'altro che era completamente controllato
dall'URSS. Il mio dittatore, mi pare che si chiama il film. Bokassa. Bokassa, giusto. Bokassa. Vabbè. Mi pare poi che l'hanno ammazzato a Bokassa. Sì, e come no. E hanno fatto il colpo di Stato, il controcolpo di Stato. Esattamente. Dopo quella strage, quasi cancellata dal ricordo e dalle celebrazioni, entra in campo Stefano Giovannone, il quale... Non lo conosco, non mi dice niente il nome. Il colonnello Giovannone, no, quello che fu trovato morto prima di depositare in tribunale. Non mi viene proprio, vuoto assoluto. Vabbè. Stefano Giovannone, colonnello Giovannone. Vuoto. Colonnello dei servizi segreti militari del SISMI, legato a doppio filo a Moro e considerato alla stregua di un Lorenz d'Arabia italiano dai palestinesi, quello che teneva i contatti per conto di adesso mi sembra di cominciare a alla fin fine rielaborare. Giovannone fu trovato morto, vedi che strana in Libano? Ho l'impressione che lui aveva la sede proprio in Libano, e ho l'impressione qualcosa sulla guerra civile del Libano, esattamente, che lui tenesse le fila proprio in Libano, ma mi pare che fosse trovato, che fu trovato morto, mi pare a Genova, non vorrei sbagliare. Molto offuscato. Proprio su input di Moro, terrorizzato da un'escalation di attentati, Giovannone tratta in segreto con FPLP, Fronte Palestinese per la Liberazione della Palestina, e OLP. Bene? E all'inizio del 1974, grazie alla sua credibilità, ottiene la tregua. Il prezzo immediato per l'Italia è la liberazione dei 5 arrestati di Ostia e appena condannati per direttissima a 5 anni di carcere. Poi l'accordo si consolida e da non danno niente. Quella è arma da detenzione, è arma da guerra. Lo so, ma non potevi fare... Se c'è la minaccia dell'attentato, insomma... No, gli hanno dato niente 5 anni. Niente. Infatti, poi l'accordo si consolida e da quel momento il terrorismo palestinese risparmierà l'Italia, mentre nei confronti dei Fedayeen la nostra giustizia diverrà inspiegabilmente lieve o distratta. Nel 1976, per esempio, tre arabi arrestati a Fiumicino. Quando ancora la magistratura era, diciamo, attenta alla volontà del Parlamento e del Consiglio dei Ministri. Esattamente. Bravo. Nel 1976, per esempio, tre arabi arrestati a Fiumicino con pistole e bombe, a mano, vengono condannati a 7 anni, ma dopo soli 20 giorni di cella sono spediti in Libia su un aereo militare. Non vorrei che fosse quell'aereo dei nostri servizi segreti che poi cadde stranamente e con la morte di tutti gli aviatori dei nostri servizi segreti. Misconosciuto per decenni, rigettato dai magistrati di Bologna, non a caso, in ogni caso asserviti agli interessi politici del Partito Comunista Bolognese, che nel 2014-15 hanno stabilito non sia mai esistito il Lodo Moro, perché hanno detto rimortarsi loro, questa non la sapevo, troppo bene. Ha invece ottenuto conferme autorevoli. Attento, ne sono convinti Rosario Priore e Guido Salvini, che sono i due magistrati che hanno scritto fior di libri su questo argomento, giudici istruttori di Ustica e di Piazza Fontana. Ne sono certi politici di idee diverse, come l'ex capo dello Stato Francesco Cossiga, e ne sono convintissimo anch'io. Beh, è lui che ha fondato i servizi segreti, ti pare che non le sapeva. Qui c'è Cossiga assieme a Moro, eccoli qua, dove c'è un Cossiga veramente giovanissimo. No, il Cossiga che poi nel 92 ha chiesto perdono agli italiani. Esattamente. Sempre. Impropriamente, in maniera... Corsica detto Cossiga, ricordiamocelo bene, Corsica detto Cossiga. Sì. E l'ex presidente della commissione stragi, Giovanni Pellegrino, di cui sappiamo perfettamente tutto perché ha scritto dei libri molto interessanti che io da qualche parte ho, del PDS,
se ne dicono sicuri perfino due ex capi dei servizi segreti come il generale Mario Mori e Franco Gabrielli. Il generale Mario Mori, dobbiamo dire che mi pare che sia stato condannato per la trattativa Stato-mafia, non vorrei sbagliarmi, ma conoscendo chi era Mario Mori non mi stupisce affatto. Ed è proprio il lodo Moro ad autorizzare un'ipotesi diversa per le stragi di Ustica e di Bologna, perché nell'estate 1980 per la prima volta il patto segreto non funziona. È una storia angosciosa che comincia con due missili Strela, identici a quelli scoperti a Ostia, ecco qui il punto, 6 anni prima, nella notte tra il 7 e l'8 novembre 1980. Non è che il sequestro che hanno fatto quelli dei servizi segreti l'hanno poi utilizzati? Ah, può anche darsi. Io ricordo questi due passaggi. Il sequestro a Ostia, narrato nel libro di questo ex agente del Mossad, che il libro l'ha intitolato Il nome della menzogna, proprio il nome del falso, una cosa così. E l'altri due che erano stati sequestrati a un noto estremista di sinistra con sede a Via degli Equi. A Via degli Equi, bravissimo. Ma io sono andato pure io a qualche incontro lì a Via degli Equi, quando ero ancora un anarchico, un praticante. Prima che capissi io che cazzo c'avevo a che fare, mi sono reso conto di che gentaglia era. Era tua. Cioè, gente che si è letta 3 libri, sì, anche male, sì. letti molto male, e che con quello basano... Ma non sono i soli, perché ci sono anche adesso, e stanno al governo, sono sempre gli stessi, Non è che abbiano un'apertura mentale leggermente diversa, è sempre la stessa. Poi, oltre più, fossilizzata nel corso dei decenni. Esatto. Nella notte tra il 7 e l'8 novembre 1979 i carabinieri li sequestrano a 3 estremisti di autonomia operaia che li trasportano. Volevo dire, c'è un tizio che gira attorno ai gruppi dei signoraggisti, sì, dei sovranisti, dei complottisti, eccetera, che si chiama Moreno Pasquinelli. Sì. Che è un rifondarolo, certamente, che è uno di operaio operaio. E quindi è uno che riferisce, che quello che sente riferisce. Hai capito? Ecco. Era il più giovane, sì, dei rifondaroli. E ti dovevano dargli un'attività lavorativa, no? Infatti si capisce che cazzo di lavoro fa questo. E infatti. Non si capisce che cazzo di lavoro faccia, come viva, come fa a mantenersi. Si capisce perfettamente, si capisce perfettamente. No, vabbè, no, non diciamo più di tanto che non, sì, abbiamo conoscenza, sì, vabbè, però certamente la cosa è strana. Ma siccome i servizi segreti fanno sempre tante ipotesi, permetteteci di farcela anche noi. Anche no? Noi, certo, certo. Quindi, tra il 7 e l'8 novembre 79, i carabinieri sequestrano a 3 estremisti di autonomia operaia che li trasportano nel sottofondo di un furgone per le strade di Ortona, in provincia di Chieti, in attesa di poter essere imbarcati assieme a che cosa? Vediamo adesso, me lo sono ricordato adesso, un'altra cosa, a una parte di un cannone atomico che doveva essere consegnato, che era di fabbricazione italiana e che doveva essere consegnato a Saddam Hussein, adesso te lo ricordi? No. Mi ricordo di un sequestro di navi in partenza per la Libia, no? E deve essere proprio quella. Però non... Subito... Che erano stati scoperti c'era di mezzo anche... dagli operai del porto di Genova. Sì, sì. Come cazzo si chiama? E non a caso nel porto di Genova, poco tempo dopo, è successa una strage che ha riguardato un trasporto. Che sono morti tutti bruciati dentro quel traghetto. Altra, sì. Aspetta, ma non era nel porto di Livorno? No, nel porto di Genova. Non era nel porto di Livorno? Era il traghetto. Sì, qualcosa. C'è un nome straniero. Moby Dick, era Moby Dick. Esattamente. Genova. Sicuro?
Allora, subito dopo viene arrestata anche l'organizzazione del, l'organizzatore del trasporto, si chiama Abu Anze Saleh, è un palestinese di origine giordane, ha 30 anni e da 9 vive in Italia. Nel 1971 si è trasferito a Bologna. Nel marzo 1974 è stato denunciato ed espulso per oltraggio a pubblico ufficiale, evidentemente si è fatto una strage, un oltraggio, essendo uno spione, un agente segreto, è chiaro che gli hanno detto di fare l'oltraggio per essere espulso. Ma già a dicembre è rientrato in Italia e per lui l'ha garantito proprio il colonnello Giovannone. Non per nulla, quando il 14 novembre 1979 i carabinieri perquisiscono la casa bolognese di Sale, dopo averlo arrestato per i missili, tra passaporti falsi e bandiere della FPLP, trovano un biglietto con un nome Stefano ed il numero di telefono di Giovannone. Il colonnello è tra i pochissimi a sapere che Sale è il capo della FPLP nel nostro paese. Forse sa anche che il Giordano è il contatto in Italia del venezuelano Ilicche Sanchez Ramirez, detto Carlos, lo sciagallo. Sì, questo lo sapevo. Il mercenario del terrore che guida il gruppo Separat e lavora per il KGB, l'FPLP e la Libia. Sì, ma è tutta nomea, era un cazzone lui, eh. Sì, vabbè, ma si fa così. Lo spionaggio si fa così. Si mandano avanti teste, tutte una serie di teste di legno, perché il più... Infatti Carlos l'hanno acchiappato, ma quelli che stanno dietro lui col cazzo lo acchiappano. Nel giro del nel giugno 1975, in una casa di Parigi, una sparatoria con Carlos lascia a terra tre agenti dei servizi segreti e la polizia trova un'agenda dello sciacallo che contiene Jekyll, dottor Jekyll, che contiene nome e indirizzo bolognese di Salè. Per questo non stupisce oggi che tra 1979 e 1980 FPLP e Giovannone intreccino un'ansiosa diplomazia sotterranea proprio mentre Salè e compagni vengono processati a Chieti per introduzione clandestina, detenzione e trasporto di armi da guerra, tra reati che valgono 10 anni di carcere, 10 anni di carcere. Il primo grado inizia il 17 novembre 1979 e si chiude il 25 gennaio 1980 con una condanna a 7 anni di reclusione. In un'udienza uno degli avvocati legge un comunicato dei palestinesi che pretendono di rientrare in possesso dei loro missili e rivelano che il governo di Giulio Andreotti è informato di tutto. Non mi stupisce affatto. Alla fine i quattro imputati vengono assolti solo per uno dei tre reati contestati loro, l'introduzione clandestina. Infatti c'era. Non c'è bisogno di introdurre niente. C'era già, ce l'avevano i servizi segreti, quelli che erano sequestrati erano quelli. Vedi? Pensare male si fa peccato. Si fa peccato, ma quasi sempre ci si attenga. Esattamente. È vero Andreotti? Poi fa peccato che uno è credente cristiano, se sì. Uno è ateo come noi, che cazzo se ne frega. Ma tu fa sempre peccato. C'è sempre un gesuita di mezzo che ti accusa puntandoti il dito addosso. Anatema su di te! Esatto. Il FPLP è sempre più in ritardo e Giovannone è giustamente preoccupato. Anche per la sua vita. Direi, eh. Si può solo sperare nel processo di appello. E con questo io chiudo, qui c'è la fotografia del colonnello Giovannone, che non a caso fu trovato morto. E lì c'è la foto di Aldo Moro. E qui c'è la foto di Aldo Moro. Che anche lui fu trovato morto. Con un giovanissimo Corsica. E che è tutto dire. Francesco, non Cossiga, Corsica. Eccolo qua, con un giovanissimo Corsica. Oh, ricordiamoci...
incredibilmente, sì, che questo signore qua a 24 anni, appena laureato, è stato chiamato a rifondare i servizi segreti italiani. Esattamente. Vi sembra che sia una cosa normale? Corsica, è tutto lì, gli altri erano tutti sardi. Il bello i quattro dell'Ave Maria, Segni, Cossiga, Saragat, Berlinguer, e c'era il quinto che non mi ricordo più come si chiamava, quello dell'Imi. Come si chiamava quello dell'Imi? Porca miseria. Per queste cose rinviamo al nostro amico ben informato, che si chiama Caroli. Molto, ma io sì, ho tutto, io sì, ho certo, tutto. Certo. Ho conservato tutto. Esattamente. Allora, questi Segni improvvisamente gli prende un coccolone e lo dimettono. Vabbè, teniamo sempre presente. E mettono dentro che Leone, che comunque sia. Che serviva come copertura per tutta la serie di porcherie che poi è troppo lungo. Come si chiamava lui, la gazzella? No, lui si chiamava, hanno accusato lui. Sì, ma come si chiamava lui? Di essere gazzella? No. Antilope. Antilope Cobbler. Hanno accusato lui, ma non era lui. No. L'hanno accusato per mettere in condizioni di dare dimissioni. Certo, l'hanno costretto alle dimissioni perché dovevano avere un momento di transizione e operare in quel momento di transizione. Ma la cosa interessante è che noi abbiamo avuto ai vertici ufficiali dell'Italia tutti ex appartenenti al Regno di Sardegna. E questo non l'ha mai detto nessuno. Incredibile. Al Regno di Sardegna. Ma soprattutto appoggiati dalla massoneria del Grande Oriente di Londra, non a caso. Certo. Non è che uno diventa Presidente della Repubblica come Francesco Cossiga, come Segni, come Saragat. Come cazzo è possibile che tre cugini diventano Presidenti della Repubblica Italiana? Uno appresso all'altro. Sì. Ma la gente ha cervello, c'è là per accendere e avere un po' di luce. Io ricordo una volta in cui partecipai a un dibattito, c'era con 60 milioni di teste di cazzo, guarda caso scelgono proprio quelle. Cugini fra di loro, cugini carnali, non per modo di dire. Vedi caso, e con questo la chiudiamo, mi trovai in un convegno dedicato a problemi della sanità italiana, dove c'era il fratello di uno di questi cugini, molto ben introdotto nella sanità italiana, non dico chi è perché non. E io lì ne approfittai per dire che certe cose, e mi ricordo ancora la frase per cui fui gratificato di molte persone che stavano lì, che apprezzarono questa mia frase. Una standing ovation praticamente. No, non fui io. L'applauso assolutamente no, perché c'era quella presenza. Lo sappiamo, immaginavo, chiaro. Ma dopo era provocatoria. Ma dopo fui ovviamente contattato da tanti. No, ma beh, mi capitò di incontrare, per ragioni di lavoro tra l'altro, alcune persone che erano presenti in quel dibattito, e disse, beh, l'abbiamo apprezzato, eccetera. Dove io dissi che certe cose venivano fatte in conto e per conto del Regno di Sardegna, e lì ho chiuso, di tal che quel tale personaggio se ne stette zitto, pretendeva di avere sempre ragione lui. Vabbè, qualche altra volta lo diremo, pure in privato. No, ma l'abbiamo detto abbastanza, il fatto che uno a 24 anni, appena laureato, un perfetto signor nessuno, diventa fondatore, rifondatore dei servizi segreti italiani dopo il golpe. Non solo, è stato colpo di quel figlio del cretino. Dopo aver svolto la sua funzione, allora diciamola tutta, dai. No, io volevo solo fare un flash, ma vai tranquillo. Diciamola tutta. Tra le tante cose, durante, l'ho già detto una volta, ma adesso la ripeto. Tra le tante cose, durante il sequestro Moro, ci fu un interessante articolo pubblicato su OP. Oh, ricordiamo che in quel momento lì il signor Francesco Cossiga era ministro capo del governo. No, mi pare era ministro degli interni. Ministro dell'interno, hai ragione. Ministro dell'interno. Era lui che coordinava tutte le azioni, eccetera. Di ritrovamento di Moro. Certo. Su OP, e non a caso diretto da una persona che poi fu Pecorelli.
Esattamente, che poi fu suicidato, diciamolo così. Fu trovato anche lui in riva al mare, dentro la sua macchina. La sua macchina, si stava sedendo, sì. vicino a Torino. No, volevo fare il parallelo con l'amico di Paolo Pasolini. Sì. Che anche lui era comunque a conoscenza di alcuni fatti, sì, direttamente o indirettamente, e non doveva parlare perché aveva tentato di comunicare queste informazioni con il suo ultimo libro, Petrolio. No, con l'articolo Petrolio pubblicato sul Corriere della Sera, in cui diceva: io so ma non ho le prove. Certo. E allora dice: visto che non hai le prove, ti facciamo certo, fuori. Certo, certo. Prima che lei riesce a individuare. Esattamente. Allora ci fu questo articolo che mi colpì moltissimo, dove si narrava di due carabinieri motociclisti. Ma parli di Pasolini? No, di OP. Ah, di della Pecorelli. Rivista OP di Pecorelli, dove si trattava di due carabinieri motociclisti. Incaricati di? Che escono dalle motociclette, entrano al Ministero dell'Interno, si recano in via diretta nella stanza, nello studio di Corsica, e lì ricevono un incarico. Riescono di corsa, salgono sulle due motociclette e si recano a via del Babbuino. Fermano le motociclette di fronte all'ingresso a un negozio, entrano nel negozio e comprano alcuni soldatini, perché Cossiga era collezionista di soldatini. Di piombo. Capito? Non dico di più, perché lì c'era scritto così. Chi vuole immaginare, immagina. Chi non vuole immaginare può pensare quello che ho pensato io, che cioè lui col cazzo che si interessava di ricercare il covo dove era tenuto nascosto Aldo Moro, cioè altre priorità. Aveva altre priorità, che era appunto quella di collezionare soldatini. Di fatto poi il buon Pecorelli fu ucciso, dicono su mandato di Andreotti. Io non ci credo, dopodiché l'abbiamo chiusa. Beh, cioè, ci sono dei forti sospetti che sia stato lui, perché lui c'aveva molto da nascondere e Pecorelli c'aveva molte cose su. Indubbiamente. Attraverso i servizi segreti che lui era. Che gli davano poi segretamente, e non si sa bene perché chi fosse manualmente. No, ma lì a Pecorelli dietro di sé sicuramente aveva altri personaggi che lo sostenevano. È ovvio. Perché se certe cose altrimenti non le puoi scrivere su una rivista mensile. È chiaro, si trattava di omicidi incrociati stile mafioso. E non c'è da aggiungere altro. No! No, proprio sempre. So long! Sempre! Come dire, è sempre laudetur Priapus! Allora, vediamo a che punto siamo. Sì, 46 minuti, va bene.